fotografia basta un click per catturare la realtà. Ma a Paolo Ventura questo non basta. Per lui la macchina fotografica è uno strumento al servizio dell'immaginazione, capace di creare ciò che non esiste. Perfino testimonianze di un passato che non ci sono mai arrivate. Perché anche una foto, a volte, è solo un trucco. Nato a Milano nel 1968 e formatosi a New York, Ventura è tra i protagonisti delle Residenze d'Artista, l'iniziativa dell'ICCD di Roma, l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, che invita i maestri di oggi a dialogare con il materiale dell'archivio, un patrimonio che, seppur immenso, ha colpito l'interesse di Ventura per una mancanza, la fotografia di guerra. È questa grande assente che ha ispirato la sua serie di stampe sul Risorgimento italiano. Ancora una volta ha dato vita a qualcosa che non c'è. È una riflessione che mi nasce da aver collaborato con la Libreria del Congresso a Washington, dove in qualche maniera ho potuto studiare e vedere le foto che Alexander Gardner e Matthew Brady hanno fatto durante la guerra civile americana, che è di pochi anni successiva al nostro risorgimento. Ecco, quelle immagini fatte dai fotografi americani sui campi di battaglia della guerra civile americana sono di una crudezza quasi estrema. Mentre loro, come società moderna, contemporanea, hanno capito la fotografia per quello che era uno strumento moderno, in Italia invece quelle guerre sono state rappresentate con degli enormi quadri fatti dai vari pittori dell'Ottocento, quindi in maniera estremamente aulica. Nella fotografia, quelle poche che sono state fatte, i campi di battaglia sono vuoti, i morti sono scomparsi. Allora ho ricreato io delle foto con i morti del Risorgimento. È un inganno, ma è anche una riflessione sulla nostra storia della fotografia e su quello che abbiamo perso. E la mancanza di cultura fotografica che c'è in Italia, il fatto che siamo indietro di decenni rispetto ai paesi più avanzati su quel tema. La scelta di invitare Paolo Ventura è già di per sé una scelta abbastanza, come dire, rivoluzionaria. Eravamo molto curiosi di vedere cosa potesse nascere nel confronto tra una fototeca così fisicamente presente come la nostra, una collezione fotografica, e il suo modo di immaginare mondi che non esistono. Per colmare il vuoto lasciato dalla nostra fotografia nell'Ottocento, Ventura ricorre a un bluff. Amante dei travestimenti, retaggio forse del suo inizio carriera come fotografo di moda, è lui a mettersi in posa e a indossare l'uniforme da soldato. Ho sempre lavorato da solo con le poche persone che mi sono intorno, che in genere è mia moglie e mio figlio, quindi uso sempre loro o me stesso. Io avevo bisogno proprio di fotografare un morto vestito con dei costumi filologici di quel periodo in cui noi volevamo ambientare le immagini. Il morto è mia moglie, poi invece di soldato vivo, il prigioniero austriaco, eccetera, invece sono io. Il tutto è stato realizzato nel suo studio, ricostruendo questi scenari in un modo scrupolosissimo, con i vestiti giusti, le divise. Ventura è un collezionista appassionato, dunque ha anche molti oggetti da mettere in campo in questi casi. Il tocco finale di questa ingegnosa finzione è avvenuto nei laboratori dell'ICCD. Qui le mani esperte dei restauratori hanno rimaneggiato le foto di Ventura. La preziosità del lavoro consiste proprio nel fatto che sono state realizzate delle carte salate, non sono delle semplici stampe, con la tecnica proprio ottocentesca, dunque con torchietti, solventi, grazie appunto ai nostri esperti del laboratorio fotografico, in particolare Stefano Valentini e le restauratrici coordinate da Silvia Checchi. Il risultato è un inganno perfetto. Sembra di trovarsi di fronte ad antiche testimonianze. Persino il catalogo regge il gioco del bluff, seppur dichiarato. All'interno, Maria Francesca Bonetti racconta la storia di queste stampe e fa credere al lettore che si tratti proprio dell'eccezionale ritrovamento di vecchie foto scattate all'epoca da un militare di cui non conosciamo l'identità e poi pervenuti all'ICCD grazie alla generosità di un donatore.
come per le precedenti edizioni, anche per l'esperienza di Paolo Ventura, è stato realizzato un libro d'artista con l'editore Danilo Montanari, rilegato a mano, quindi un oggetto molto prezioso che appunto accompagna il lavoro. L'ossessione per la guerra, su cui ho riflettuto molto, nasce secondo me per un fatto generazionale, non perché io abbia fatto la guerra ovviamente, ma sono cresciuto con persone che a varie età, mio padre era un ragazzo, mia mamma era una giovane donna durante la guerra, mia nonna era una persona adulta, hanno vissuto la guerra e l'hanno raccontata in maniera ossessiva in casa. E poi in qualche maniera io avevo un rapporto molto conflittuale con mio padre, quindi in qualche maniera mi sentivo un combattente, quindi l'immagine del soldato, l'immagine del soldato che combatte mi è entrata, ecco, dentro, quindi poi ho restituito questa ossessione, chiamiamola così, rispetto alla guerra, in forme molto diverse. La serie delle 9 carte salate si intitola La gamba ritrovata. È un altro scherzo di Ventura, sempre in bilico tra realtà e finzione. La foto del ritrovamento di una gamba all'ossario di Montebello dialoga con quella di un ufficiale mutilato che sembra aver perso proprio quella gamba. Le stampe, esposte al Centro Italiano per la Fotografia Camera di Torino, nel più ampio contesto della mostra Carousel, entreranno a far parte delle collezioni dell'ICCD. Il gusto per il travestimento spesso porta Ventura a essere altro da sé. Il doppio è una delle mie altre ossessioni, perché io ho un gemello identico e quindi sono cresciuto con un doppio. Il doppio ti leva l'unica cosa che è tua, che è la tua identità, bella e brutta che sia, ma ti appartiene. Invece se cresci con una domanda che a me veniva posta continuamente e che era: ma tu chi sei? Non volevano sapere chi fossi io in maniera filosofica, volevano sapere se ero Paolo o ero Andrea, ma questo tu chi sei detto continuamente ha iniziato a farmi pensare: ma io chi sono? Io non mi riconosco, cioè io mi uso ma mi travesto, mi trucco, mi dipingo, mi faccio gli occhi diversi. Quindi questa ossessiva ricerca di essere diverso da quello che sono è forse ancora una ricerca infantile della mia identità.